vecchie radici. Buongiorno, per me è buonasera perché ho aspettato quest'ora, sono le 17 perché è calato il sole e dietro la collina a ovest dove tramonta, e ne ho approfittato appunto per fare questa messa a dimora di queste piante, perché se la facevo quando era troppo caldo, questa mattina c'era il sole, mi andavano in sofferenza per la messa a dimora. Parliamo di piantine di coste, quindi bietole, seminate il 10.03, queste qui erano mix, non so cosa verrà fuori, vedete qui ce ne sono due piante, una gialla e una rossa. Avevo fatto una semina il 10 marzo in soil blocker. Queste qui invece erano delle seme delle coste il 22.2, quindi addirittura erano seminate a febbraio addirittura. Quindi cominciamo a mettere a dimora i blocchetti, poi stasera posso anche bagnare. Sera gli diamo una bagnata, attaccherò l'autoclave prendendo l'acqua da quella cisterna che ho messo appunto destinata al giardino qua, a questo giardino. Ora è arrivato il momento di dirgli alle piante se hanno voglia di andare avanti in terra. Il clima è un clima strano. Posso dire che siamo al 26 aprile e oggi nel pomeriggio c'era fresco addirittura. Ne ho anche altre da un'altra parte, gialle, fatte sempre con i suoi blocchi. Adesso devo vedere, magari le recupero dopo. Queste erano state seminate direttamente nella vaschettina così invece. Adesso vediamo. Le adagiamo in terra, queste brutte non ha sopravvissuta, sono un po' asciuttine, dovevo bagnarle prima, vedete che bel fittone di radici che ha fatto però, eh? Bene, sono contento. Queste erano nate, vi avevo detto che quando facciamo una semina, seme singolo, comunque nasce sempre più di una pianta. Adesso sono due piante, io non le divido, le lascio così, perché tanto non si litigano la terra, basta con questa storia che si litigano la terra, perché comunque era dimostrato anche in casetta, l'avevo fatto vedere, avevo delle semine meravigliose di piante che comunque erano andate anche piuttosto bene.
poi avevo anche diviso, alcune le avevo già tirate via io quando ho visto che erano nate di più, quelle più in difetto le avevo già comunque diviso. Il terreno si sta, è bello caldo, ma si sta già asciugando comunque, per cui dovrò comunque poi dare una bella bagnata. Queste che ho alle mie spalle si sono riprese piuttosto bene, eh? Devo dire che sono particolarmente soddisfatto anche delle insalate, stanno andando piuttosto bene. Qui eravamo partiti da seme, quindi va benissimo. Poi comunque posso dire che tante volte alcune piante le compro anche, per cui non è un problema per quello. Un po' il segreto di Pulcinella, come avete già visto altre volte, che ogni tanto qualche pianta la compro. Queste no, queste erano partite tutte da seme. Avete visto anche il video che le seminavo. Poi qui magari davanti o nell'interfila poi vedo se queste sono tardano ad arrivare, posso comunque mettergli anche qualcos'altro nell'interfila, magari mettere dei ravanelli, delle altre cose. Non so, da vedere se i ravanelli poi sono partiti di là. Bella, una bella radice. Adesso è rimasto più indietro qua, vabbè. Queste piante qua sono odiose veramente, cioè crescono con la lingua di vacca lì, che per fortuna il giardino si sta un po' convertendo adesso con delle colture diverse, per fortuna. Guarda, ho tagliato oggi ma ho lasciato delle aree fiorite perché vedo che stanno fiorendo dei fiori che prima non c'erano, e quindi faccio in modo di farli riprodurre, così poi loro vanno assieme, si riseminano. C'è tantissimo trifoglio che l'anno scorso non c'era, per fortuna. Devo dirvi veramente per fortuna, perché sono contento, il trifoglio a me poi piace tantissimo. È una bella, il trifoglio veramente è una cultura meravigliosa. Questa fa addirittura una roba sotto che è micidiale. Adesso le radici hanno lo spazio che vogliono per cominciare a crescere. Il terreno sotto è morbido perché avete visto tutte le varie sequenze della preparazione di questo orto tradizionale, quindi è stato integrato anche del cippato,
che ha reso la parte di carbonio, diciamo, all'impianto, qui al terreno, per cui sono veramente molto soddisfatto. Questa poverina è un difetto perché si è asciugata. No, questa non sopravvive di sicuro. Allora. Diamogli una possibilità a questa piccolina. Queste altre invece sono quelle del coste, sono bietole, si chiamano Egitto. Io ho fatto la parte facciamata così comunque perché volevo tenere indietro le erbe sul bordo, ma si riprendono molto velocemente le erbe, quelle sue spontanee, perché comunque tra le altre cose lì contro la rete adesso ho difficoltà quando taglio perché se batto col filo. Mi sento di consigliarvi una cosa, col senno di poi, visto che comunque il cane sotto non mi passava, avrei potuto lasciare una spanna alta la rete, anche meno, 10 cm, così quando passavo col decespugliatore non picchiavo dentro nella rete. Mettiamo a dimora qualcuna di queste qui che sono comunque bietole e Egitto migliorata. Bietola Egitto migliorata. Non so come hanno fatto per migliorarla, però io di sopra le ore vi devo dire che sono bellissime, si sono riprese tardissimo, hanno una crescita molto lunga, però non, la cosa non mi ha preoccupato più di tanto. Adesso prima che vanno a fiore le raccolgo e le metto via, le conservo. Sono lungo solo di coste, se mi rendono quanto devono rendermi quest'anno faccio le buste del minestrone che non me le dimentico più. Teniamo queste quattro piante qua. Poi passo a fare d'altro. Il video io termino in questo modo, spero mi vediate, se no mi sentite soltanto. Stacco le telecamere perché vado a prendermi il mio telefono e mi metto della buona musica. Con i pollici fate quello che volete, un video velocissimo, poi qui si bagna, messa a dimora delle mie bietole partite dai semi, avete visto che una parte erano solo in blocco e una parte erano in vaschetta, non so se di tutto c'era già il video anche di quando le ho preparate, però diciamo che sono piante comunque, come vi dicevo, partite da seme. Io detto questo vi saluto, con i pollici fate quello che volete, la vita in cascina continua. Giro, stacco le telecamere e finisco di mettere a dimora queste piantine.